Bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vessor e anche se sono sotto la pioggia, vi do il benvenuto in The Other 99. Allora, in poche parole, avete presente Hunger Games? Avete presente un gioco survival, single player? Eccolo qua. Questo quindi racchiude entrambe le meccaniche. In poche parole, è un gioco single player, quindi non abbiamo altre persone intorno a noi. Tra l'altro questa stradina non l'ho fatta le altre volte che ho giocato. Ci ritroviamo, vi faccio vedere dalla mappa, ci ritroviamo svegli nel punto dove mi avete visto iniziare il gioco, con una lettera che dice per lasciare l'isola dobbiamo passare attraverso gli altri 99. Cosa sono gli altri 99? Tra l'altro notate che il crafting ancora non c'è. L'inventario invece delle altre cose, le note, la mappa funzionano egregiamente. Gli altri 99 che possiamo vedere il counter da questo orologio che ci ritroviamo sono 99 sopravvissuti che dovremo uccidere. Molto semplicemente. Tra l'altro sono finito in una zona mai vista, non so assolutamente dove diamine io sia. Di solito passo di qua. Vediamo un po', trovassi magari qualche cosina. No, sono ritornato dove ero inizialmente. No, no. Questo nuovo. Allora, intanto, mentre cerco di orizzontarmi, vi spiego un pochettino le altre funzioni. No, mi sa che sono arrivato, eccolo, sì, al punto dove ero prima. In alto, vedete, con il... Qui troviamo delle note che ora evito di leggervi. In alto a sinistra troviamo tutto quello che c'è da sapere sul nostro personaggio. Quindi l'arma, ecco fatto, stiamo utilizzando questo legnetto. Quello in verde è la fame, quello in azzurro in basso è la sete, poi rosso la vita e in giallo la stamina. Qui abbiamo il nostro primo sopravvissuto che troveremo. Ovviamente non avremo possibilità di chiacchierarci, ma semplicemente lui come ci vede ci attacca e noi faremo altrettanto. Con la R locchiamo il personaggio, il target, l'obiettivo. Tasto sinistro si para, tasto destro colpiamo. In versione Skyrim, quindi dovremo caricare il corpo. Ora io sto cercando di... Eccoci qua, queste calo di scritte. Di parare, la soluzione migliore è parata, l'ho fatta, e poi colpo. Quindi parata, colpo, parata, colpo. È molto molto meccanico come combattimento. E questa è l'unica soluzione per combinare qualcosa. Inizio ad andargli lontano, magari evitando di camminare sul fuoco. Ci cioè sono camminato molto furbescamente. Parata, fuoco. Ci ho messo un bel po' a capire che funzionava così. Non mi sono parato. Ogni tanto c'è un rallenti che aiuta tantissimo. Le animazioni sono quelle che sono, come anche la grafica. Non si grida al miracolo, purtroppo. Non è divertentissimo, almeno secondo me. Io, se devo darvi un parere, ma lo eviterei, insomma, considerando che ci sono giochi come The Culling o altri, che tra l'altro hanno anche un comparto multiplayer. Ecco, qui giusto se volete qualcosa di comunque originale sul fatto di svegliarsi su un'isola senza motivo, originale, insomma, comunque sicuramente ultimamente poco utilizzato. Mi piace il fatto che c'è comunque un minimo di storyline, non siamo quindi abbandonati a uccidere l'un l'altro e avere quindi un premio alla fine, ma semplicemente lottare per cercare di andarcene da quest'isola. Infatti, quei fogli che abbiamo trovato parlavano di... Cavolo, addirittura? Non mi era mai successo. Ora sì che mi diverto. Ok, mi posso parare anche così. Non mi era mai successo. Cazzottone, ora morirò. Non riuscirò a passare questo combattimento. Speriamo di riuscirci. Bam! Cazzottone. Parata. Cazzottone. Oh, ce l'ho fatta, meno male. Meno male, ora il counter mi segnerà 98. Ovviamente, le altre persone, è vero che saranno fermi in un punto, ma qualcheduno gironzolerà. Quelli che andranno a fare un'allegra passeggiata, incontreranno gli altri e quindi combatteranno tra di loro. Così il counter, magari, che ora segna 98, tra poco potrebbe segnare 96. Quindi non dovrò per forza uccidere, fare 100 combattimenti precisi. Anzi, 99. E noto che il drop rate è diverso perché nella mia precedente partita questo mi aveva droppato due torce. Ah no, forse è uguale. Però mi aveva dato comunque un'arma. Vediamo se la trovo, quindi è tutto uguale o è casuale. Vabbè, posso accendere la torcia. Accendiamola, va. Anche se piove, chi se ne frega. Effetti di luce non proprio all'altezza. Beh, niente da fare. Ci sto giocando in 4K, voi lo vedrete penso a 1900 perché
farò un downscaling perché non me la sento di pubblicare un video in 4K per il semplice motivo che ho un 20 mega, quindi upload a 1 mega e il fatto di fare questo video verrebbe tipo 8 giga se lo faccio rendere, se lo renderizzo in 4K è la morte, quindi lasciamo così. Oh, un tizio. Salve tizio. Che succede se combatto con la torcia? Sì, ci posso combattere. Parata. Parata, colpo, non fa colpo. Colpo, no, niente, non colpisci con la torcia. Benissimo, quindi direi che mi faccio morire. Uccidimi, vai. Vediamo il counter se è cambiato. 97, avete visto? Anche per forse che sono morto io, ma non penso. E si riparte da capo. Semplicemente, questo è The Other 99. Vi lascio nelle informazioni del video il link alla pagina Steam. E se volete provare a scoprire cosa si cela dietro questo fatto di svegliarsi tutti in un'isola ed essere dei sopravvissuti, non si sa cosa, comprate il gioco. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video nel canale.